Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario, ci siamo qui su My Singing Monsters. Oggi non briderò ragazzi, non alleverò perché non ho le gemme. Però vi darò tutte le combinazioni per allevare i mostri epici a 3 energie che ci sono in questo evento di maggio. Allora ragazzi, qua vi lascio il minutaggio di tutte le isole, se andate a quel preciso minuto troverete una precisa isola. Prima di iniziare vi darò un piccolo consiglio. Se guarderete tutto il video, in una parte precisa vi darò le combinazioni per 3 mostri extra ragazzi, quindi guardatelo interamente e non skippate. Quindi ragazzi, iniziamo con l'isola delle piante. Allora, ci sono 3 mostri nell'isola delle piante: il colpo di pugni epico, il bucciolino epico e il T-Rex epico. La prima combinazione è quella per il colpo di pugni epico. Allora, ve l'ho lasciata nel video di ieri, però ve lo rimetto. Allora, per bridare il colpo di pugni epico servono Bogart e Wana. Il secondo mostro è il bucciolino epico. Anche su questo ci ho fatto un video a parte. La combinazione per questo mostro è colpo di pugni più fauci, ovviamente con tutte le torce accese, ricordatevi. Andiamo all'ultimo mostro dell'isola delle piante, ovvero il T-Rex epico. Per bridare il T-Rex epico servono il colpo di pugni e il batterista. Ok ragazzi, questi erano i mostri epici di questo evento nell'isola delle piante. Passiamo adesso all'isola dell'aria. Ragazzi, anche nell'isola dell'aria abbiamo 3 mostri. Primo di questi 3 è il pagro epico, ragazzi. Per bridare il pagro epico ci vorranno il pompon e le fauci. Il secondo mostro invece è proprio il pompon epico. E per farlo ci vorranno il T-Rex e il Psybop. L'ultimo di questa seconda isola è il T-Rex epico. Per bridare il T-Rex epico ci vorranno il Kongol e il Wana. Ok ragazzi, anche l'isola dell'aria è finita, ora passeremo all'isola dell'acqua. Anche qui abbiamo come al solito 3 mostri. Il primo ragazzi è il Riddling epico. Per allevare il Riddling epico serviranno la spugna e il Wana. Il secondo mostro invece è il pagro epico. Per bridare il pagro epico ci serviranno il colpo di pugni e il fighetto soffione. L'ultimo dell'isola dell'acqua è appunto il colpo di pugni epico. Per bridarlo serviranno pagro e spino. Ok ragazzi, anche l'isola dell'acqua è finita, adesso passeremo all'ultima isola. Nell'isola della terra anche qui abbiamo 3 mostri, come in tutte le isole. Il primo è di nuovo il Riddling epico, ma la combinazione è diversa. La combinazione per il Riddling epico è Tampis più spino. Dopo il Riddling abbiamo poi il pompon epico. Per bridare il pompon epico ci serviranno il Riddling e il batterista. Abbiamo invece l'ultimo mostro che è di nuovo il bucciolino epico, ma con una combinazione diversa. Questa combinazione è pompon più furcon. Ok ragazzi, questi erano tutti i breeding, il video è finito. Aspettate un attimo. All'inizio del video avevo detto questa cosa qui. Se guarderete tutto il video, in una parte precisa vi darò le combinazioni per 3 mostri extra ragazzi, quindi guardatelo interamente e non skippate. Ebbene sì ragazzi, il momento è arrivato. Adesso vi darò 3 combinazioni extra. La prima è per allevare il Kujob. So che ci ho fatto un video a parte, però per chi non l'avesse visto potrebbe essere utile anche in questo video. Per bridare il Kujob servono T-Rex e colpo di pugni. Il secondo mostro extra è lo sbadigliastruzzo. La combinazione per lo sbadigliastruzzo è pagro più T-Rex. L'ultimo mostro extra è il dolce bush. Per bridare il dolce bush vi serviranno il Bogart e il bucciolino, ovviamente con tutte le torce accese e tutte cose. Va bene ragazzi, questi erano tutti i breeding di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile e spero che abbiate anche apprezzato i 3 mostri extra. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!